Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Mi sento lievemente arrugginita perché io pensavo che durante il weekend di Pasqua avrei girato un milione di video, invece no, sono stata incollata al divano con dei libri per praticamente 5 giorni e quindi sono tipo 2 settimane che non giro un video, ma vabbè. Dunque, sono qui solo per fare una chiacchierata con voi. Devo dire che io fino ad ora non ho espressamente fatto dei video a tema quarantena, perché penso ce ne siano talmente tanti in giro. Sì, ho fatto la quarantena reading challenge, ma diciamo non ho preso del tempo per parlare di come sto, di come sta andando, ma in realtà credo che sia una cosa vissuta in maniera così personale e soprattutto se ne parla talmente tanto che non mi sono riservata, diciamo, del tempo per farlo. E in realtà non lo farò neanche oggi. Voglio solo fare un piccolo preambolo a questo video che in realtà vuole parlare di leggere in quarantena la mia esperienza, come sta andando, sto partecipando a delle reading challenge, come è iniziata la quarantena, insomma, ribadisco ancora una volta che qui il lockdown non è ufficiale, ma è solo, diciamo, volontario, però di fatto dal momento che è tutto chiuso, che sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone e che di fatto la città si è fermata, non è difficile autoimporsi la quarantena e autoimporsi il lockdown. La cosa buona è che qui, se si vuole prendere la bici e fare 1 chilometro, ma anche due e anche di più, non è un problema. Quindi non ci viene imposto di restare, diciamo, nelle vicinanze di casa, anche se di fatto alla fine io l'ho sempre fatto perché non voglio prendere i mezzi pubblici, chiaramente, e mi accontento di passeggiare intorno a casa mia sostanzialmente e va benissimo così. Quindi l'unica componente che ogni tanto mi spaventa è il fatto che essere in quarantena qui significa che non basta che il lockdown finisca in Italia e il lockdown finisca qui, devono verificarsi una serie di condizioni perché io possa ritornare in Italia e ovviamente questo è un pensiero fisso praticamente, ma non ne voglio parlare in questa sede, lo volevo contestualizzare per l'argomento di cui parlerò oggi, che è appunto le mie letture in quarantena. Come stanno andando le mie letture? Cosa è cambiato da quando sono in quarantena? Come va? Perché sto partecipando a 20.000 reading challenge e quant'altro. Devo dire che per me i mesi di marzo e di aprile sono stati completamente diversi l'uno dall'altro. Ho letto comunque molto, ma non è questo il punto. Come dico sempre, non sono i numeri che mi interessano, ma è proprio cambiata la qualità delle letture, nel senso che se a marzo avevo proprio un problema di concentrazione e nonostante leggessi molto, era come se un po' la mia mente fosse sempre altrove, ad aprile io non so cosa sia scattato, ma la lettura è diventata la mia attività preferita in assoluto, non che non lo fosse già, ma ovviamente ancora di più del solito io mi rifugio nella lettura in ogni momento libero possibile, perché mi fa evadere, mi fa pensare ad altro, mi regala tantissime emozioni e la cosa strana è che mi sto dedicando a letture completamente diverse tra loro, ma me le sto godendo un po' tutte, dai saggi alle letture leggere, a Agatha Christie. In questo mese io proprio ho spaziato tra i generi, ma comunque mi sono sempre goduta molto ogni lettura. Nel mese di marzo, appunto, sebbene abbia letto molto, la mia soglia di attenzione era molto bassa, non riuscivo a passare tanto tempo seduta a fare la stessa attività, quindi a leggere o a fare altro. Era come se avessi bisogno di abituarmi e capire un po' i meccanismi di quello che stava succedendo. Ad aprile ho trovato i miei spazi e i miei rituali, oltre al fatto che, come dicevo, qui per Pasqua ci sono 4 giorni liberi perché si sta a casa, sì, non si lavora dal venerdì al lunedì, ma poi io avevo anche il martedì di ferie perché sarei dovuta andare in Italia, quindi alla fine mi sono tenuta quel giorno comunque libero e quei 5 giorni hanno veramente cambiato molto, nel senso che me li sono proprio presi solo
di relax e lettura senza impormi le 2000 cose che avevo pensato di fare. E appunto con il mese di aprile proprio in me è scattato qualcosa per cui la lettura è diventata ulteriormente la mia migliore amica. E sto leggendo tanto, appunto, proprio come mezzo di evasione e sto riuscendo anche a trovare dei piccoli rituali, nel senso che io sto comunque lavorando full time come sempre e lavorare da casa a me sta imponendo una difficoltà che è quella di staccare quando non lavoro, nel senso che stando sempre nella stessa stanza, usando la stessa stanza sostanzialmente per lavorare, mangiare, guardare i film o Netflix e leggere, il più delle volte io sono sempre piantata nello stesso posto ed è molto difficile la mattina e la sera, nel momento in cui comincio e finisco di lavorare, staccare veramente. Quindi questo, soprattutto nel mese di marzo, è stato qualcosa su cui lavorare e un ritmo nuovo da prendere. Però, soprattutto con aprile mi sono assestata su una serie di piccole cose, tipo leggere la mattina prima di cominciare a lavorare almeno un quarto d'ora o mezz'ora, leggere in pausa pranzo almeno un quarto d'ora o mezz'ora e poi leggere un quarto d'ora o mezz'ora dopo, subito dopo la fine del lavoro, quasi come se usassi quel tempo che di solito passo nei mezzi pubblici a leggere. E poi la sera dopo aver finito di guardare le serie, e devo dire che quei momenti sono diventati proprio il momento a cui io, che io aspetto con ansia di ogni giorno, visto che la routine è sempre uguale, visto che non si esce, però quel quarto d'ora prima di cominciare a lavorare in cui io sconnetto completamente la testa e disconnetto la testa e leggo e basta. È diventato proprio il mio momento. Stessa cosa per la sera, cioè nel momento in cui spengo il computer e posso mettermi sul divano o in poltrona e leggere, è proprio il momento di evasione totale. Le Reading Challenge devo dire che mi hanno aiutato tantissimo. Io mai come in questo mese ho partecipato a tantissime Reading Challenge, credo alla fine ne ho fatte 4 perché ho partecipato alla quarantena Reading Challenge tra marzo e aprile, ho partecipato a Exploring the USA Challenge, ho partecipato alla Stay at Home Reading Rush e Owl's Magical Readathon e di solito io non sono così lanciata per quanto riguarda le challenges, soprattutto perché quando magari si svolgono nell'arco di pochi giorni, io so già che avrò da fare, da uscire, fare cose in giro e quindi so di non potermi in qualche modo impegnare così tanto su dei tempi di lettura molto intensi. Invece, questo mese devo dire che le reading challenges mi hanno stimolata tantissimo, in realtà non solo alla lettura di per sé, ma proprio alla creatività e al trovare, siccome si tratta spesso di challenge che hanno una sorta di definizione, tu devi trovare tra i libri che hai quelli che si adattano meglio, devo dire che mi hanno proprio aiutata a staccare completamente, attivarmi in qualche modo, trovare i tempi per leggere, trovare i titoli giusti, scovare tra le cose che aspettavano di essere lette qualcosa che fosse adatto, che facesse al caso mio. Quindi mi hanno tenuto compagnia in qualche modo. Anche il fatto che siano tutte letture condivise, che ci siano altre persone con cui confrontarsi, che si possa mandare un messaggio a qualcuno dicendo: "Oh, come sei messo? Perché io sono bloccata nelle letture" o cose del genere. Mi ha veramente aiutata tantissimo e mi sono resa conto di essere stata un po' quasi vorace nel voler partecipare a così tante challenge, ma devo dire che proprio ho usato questa occasione come modalità di stimolo alla lettura e anche proprio alla creatività. Per esempio, una delle challenge prevede anche che si facciano delle foto a tema, quindi mi sono dovuta attivare su quel fronte per pensare alle foto da fare. Un'altra delle challenge, abbiamo una chat su Telegram in cui ogni giorno comunque qualcuno aggiorna gli altri sulle proprie letture o dà degli stimoli o tira fuori dei titoli. Ci sono dei titoli che io ho scavato fuori dal mio Kindle finalmente per alcune delle challenge a cui ho partecipato, e quindi in qualche modo mi hanno aiutata non solo a restare stimolata, ma anche a restare in connessione con altre persone, persone che magari non conosco chiaramente nel mondo reale, però che in qualche modo mi hanno tenuta attiva in questo periodo. E devo dire
dire che è stata veramente la decisione migliore che potessi prendere. Non l'ho vissuta con ansia dal punto di vista di oddio, devo leggere tot libri, oddio, devo assolutamente finire questa lettura. No, l'ho presa veramente con molta, molta tranquillità e gioia. Ed è stato veramente il modo migliore per passare questo mese, che peraltro non è ancora finito, però insomma stavo un po' tirando le somme di questo primo mese abbondante di quarantena. Per me è tutto, sono tutte le cose di cui volevo chiacchierare oggi. Se avete voglia di raccontarmi qui sotto come stanno andando le vostre letture, se la vostra soglia di attenzione tiene botta o vi ha abbandonati, se avete il blocco del lettore, spero veramente di no, perché sarebbe un peccato avere quel tempo libero per chi ha del tempo libero in più, quel tempo libero e non poterlo usare leggendo, quindi spero veramente che stiate comunque proseguendo con le letture che volevate fare. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi a sentirmi così chiacchierare un po' a ruota libera. Grazie ancora per il vostro tempo, per la vostra attenzione, e noi, se vi va, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!